Benvenuti ad una nuova puntata di GC in Italia. Siamo al Cosmo Bike a Verona, praticamente uno stand su due presenta modelli di biciclette elettriche, quindi questa puntata sarà tutta incentrata sulle e-bike. Le e-bike sono l'anello di congiunzione tra le bici stradali, muscolari e le moto, e quindi anche Ducati, che è un brand motoristico, ha iniziato a produrre biciclette elettriche. In questo caso è una bicicletta con un motore Shimano E-Step 8000, bello vedere la batteria sotto il tubo obliquo e non sopra come avviene di solito. Tra l'altro viene fornita anche una batteria accessoria da poter mettere nello zaino posteriore dato insieme alla bicicletta. Questo è un modello limitato, sono stati prodotti soltanto 50 esemplari, questo in particolare è quello di Dovizioso, pilota di MotoGP. Da notare le sospensioni Ohlins che vengono calibrate in base all'utente finale, quindi vengono scelte, calibrate e anche create con pacchi lamellari appositi in base al peso e all'utilizzo che ne farà poi l'acquirente finale. Sempre rimanendo in tema moto, anche Fantic, storica azienda di motociclette e ciclomotori, si è evoluta passando anche alle bici elettriche. Questo è il modello Issimo, una city bike elettrica appunto, che ha la caratteristica di poter cambiare le cover, possono essere di diversi colori, in questo modo si può avere una bici di un colore diverso ogni giorno. È alimentata da un motore Bafang e ha un cambio meccanico all'interno del mozzo. Questa è la Spectral On, una bici biammortizzata elettrica per affrontare i trail più impegnativi, grazie anche agli ammortizzatori da 150 mm all'anteriore, al cambio Shimano XT 12 velocità e soprattutto al motore Shimano E8000 che fornisce tanta potenza e anche tanta durata grazie alla batteria da 500 watt/ora. La cosa che mi ha sorpreso di più però è la dimensione dei cerchi, 27,5 al posteriore e 29 all'anteriore, un po' come succede sulle moto da cross dove la ruota dietro è più piccola di quella davanti. A proposito di moto da cross, qui c'è un bel circuito con degli ostacoli, quindi è il momento di andare a provarla sul serio. Veramente divertente. Una bici così, con queste sospensioni, queste ruote e anche la possibilità di scendere con la sella e soprattutto questo motore che spinge sulle rampe più dure, permette di andare ovunque, sia in salita che in discesa. Ve la consiglio. In quest'area sono state raccolte 4 delle migliori biciclette elettriche presentate in fiera. Sono delle novità 2020, partiamo con questa Fantic XF1 Integra Carbon Race, che ha un telaio in carbonio, un forcellone posteriore in alluminio ed alimentata da un motore Brose e integra una batteria Fantic da 630 watt/ora. Andiamo avanti, passiamo alla Scott, modello Genius E-Ride 920, una bicicletta tutta in alluminio alimentata da un motore Bosch, batteria Power Tube integrata con una riserva di carica di 625 watt/ora. Andiamo avanti con una bicicletta particolare, un Extreme Cross, così viene definita, in realtà sembra una bicicletta quasi la downhill, però con un motore elettrico, quindi fatta anche per andare in salita. La produce Husqvarna. La forcella Float da 200 mm, l'ammortizzatore posteriore a molla fanno capire quanto sia portata per la discesa questa bici, ma allo stesso tempo ha un motore Shimano con riserva di batteria da 630 watt/ora che permette anche di risalire. Penso che sia il massimo del divertimento in montagna una bici di questo tipo. Passiamo infine all'ultima, la iBike Exduro Enduro 10, una bicicletta, vedendo l'escursione, adatta sicuramente alle discese, però anche delle caratteristiche un pochino da città, i fari anteriori e soprattutto quelli posteriori integrati nei foderi, davvero simpatici. Poi da notare il motore sovradimensionato che ha uno spazio enorme all'interno del telaio, se vedete il movimento centrale è addirittura più grande della corona anteriore. È un motore Flyon HPR 120S, anche la batteria Flyon. Queste erano le 4 biciclette scelte, la Cosmo Bike, in rappresentanza alle biciclette elettriche migliori di tutta la fiera. Se siete stati adolescenti negli anni 90, non potete dimenticarvi la sfida tra il Califfo e poi il 50. Califfo moto a pedali, e questa è la nuova edizione, ovviamente elettrica, sempre a pedali, dell'Atla con motore AM80 agile, telaio in alluminio, però le forme che ricordano tanto la moto degli anni 90.
A Cosmobike c'è anche la possibilità di testare molte biciclette, anche molte biciclette elettriche, come in questo caso una Canyon Road Light On, è una city bike, ha la particolarità di pesare molto poco, soltanto 15,5 kg, un telaio in alluminio, monocorona, un motore Fazua che può essere rimosso all'occorrenza facendo risparmiare altri 3 kg. È uno dei pochi casi in cui può essere rimossa sia la batteria che il motore, lasciando soltanto il movimento centrale, quindi un grosso risparmio di peso nel caso in cui si voglia usare la bicicletta come bicicletta normale, senza motore. In quel caso qui arriviamo a 12 kg, quindi molto vicino a quelli che sono gli standard di una bici da città, anzi anche meno in alcuni casi. Andiamo a provarla. Allora, iniziamo a provarla senza batteria, a vedere come si muove anche a livello di ciclistica. Un cambio monocorona, la scala posteriore è notevole. Adesso vediamo come va con l'assistenza. Basta premere qui, si può regolare il grado di assistenza, mettiamola al massimo. È una bella spinta, soprattutto se si accarezzano i pedali dà un leggero contributo. Come si spinge un po' di più, arriva. Vediamo adesso qual è la cosa più interessante che ho già accennato di questa bicicletta Road Light On con motore Fazua. Proprio questo motore può essere rimosso. Andiamo a vedere come si fa perché è molto semplice e anche interessante. Inseriamo la chiave fornita con la bicicletta, andiamo ad aprire il vano batteria. Qui sotto portiamo in avanti lo sgancio rapido e la batteria cade insieme al motore. Questa è sia la batteria che il motore. Infatti qui si può rimuovere la batteria facendo così. Questa è l'unità batteria, la 250 wattora. Questo invece è il motore messo in verticale, va a agire con questo ingranaggio a tre lati che si unisce direttamente sul movimento centrale per dare l'energia elettrica. Sul sito Fazua, ma anche sul sito Canyon, è possibile acquistare delle cover che vanno a coprire questo foro per poter utilizzare la bicicletta come una semplice bici normale, non elettrica. Se quando avevo 14 anni mi avessero detto Garelli e Pollini avrei già sentito l'odore della miscela dei due tempi. Garelli produceva i cinquantini, le moto dei 14enni, Pollini invece elaborava i motori per i cinquantini appunto. Oggi invece Garelli produce biciclette, Pollini crea i motori elettrici per le e-bike. Dopo la Ducati di Dovizioso, questa non è una Yamaha, è una Lapierre, però fornisce le biciclette per la VR46 Riders Academy, l'accademia di Valentino Rossi. Anche queste fornite di sospensioni anteriori Ohlins, ammortizzatore posteriore Fox e il gruppo motore batteria scelta è il Fazua estraibile che abbiamo già visto. Come abbiamo visto qui a Cosmobike le bici elettriche, le e-bike la fanno davvero da padrona. Se vi è piaciuto questo episodio mettete un bel like, continuate a seguirci sulle nostre pagine social, commentate se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!